noi eravamo, io ero curioso di vedere come andava, perché mi sono detto, ma può darsi che tutti quanti arrivino, può darsi che nessuno venga. C'è una contraddizione nel fatto di poter andare in giro per o no per giustificati motivi, cioè non credo che sia improrogabile il fatto di andare a prendere o non prendere un libro o una matita. Però stiamo a vedere, finora cosa sono venute? 5 persone. 5 persone. Voi lavorate molto anche con le scuole rimarranno Speriamo che chiuse. quelle, quando è ora, in settembre sia tutto a posto. Se no, insomma, per noi sarebbe brutto, come può essere stato brutto per chi produceva colombe o così. Insomma. Purtroppo, quando ci sono delle cose stagionali, se il disastro capita nel periodo clou, è un casino. Sono molto perplesso su questi aiuti del Cura Italia, sulla tempistica, perché secondo me la burocrazia la farà da padrona, come al solito, e quindi nonostante noi abbiamo messo in atto tutto quello che ci hanno chiesto di fare le banche già 15 giorni fa, staremo a vedere cosa succede, se questi aiuti arrivano. Allora, siamo a un'apertura di servizio, questa della libreria all'arco, nel senso che abbiamo recepito quanto stabilito dal nuovo DPCM, ma siamo qui a ranghi ridotti, apriamo solo il mattino dalle 9 alle 13.30, siamo a servizio della città, insomma. Ovviamente non è vivere la libreria così, non è il massimo, non è come quando, insomma, siamo tutti liberi da dispositivi di protezione personale, però insomma siamo qui. Clienti ce ne sono? Qualcuno, sì, certo, qualcuno è già entrato a comprare dei libri, anche perché, sì, insomma, lo ricordiamo, è necessario venire per comprare dei libri, quindi l'ingresso e la passeggiata in libreria non sono esattamente quanto il decreto prevede. In questo momento minima, nel senso che l'apertura è semplicemente un segnale. Noi però abbiamo, anche durante il periodo di chiusura, che abbiamo rispettato rigorosamente, abbiamo continuato a fare consegne a domicilio in via tramite corriere, quindi di fatto continuiamo a fare questo. Per il futuro? Non ho la sfera di vetro. Ah, la situazione è abbastanza critica. Noi siamo comunque speranzosi, non perdiamo la speranza e proviamo a muovere anche l'online. Noi, avendo un sito, continuiamo comunque a fare spedizioni anche quando non potevamo essere aperti proprio fisicamente. L'online andava, io facevo smart working da casa e poi arrivavo in negozio pomeriggio e mattina per spedire i pacchi. Quindi comunque noi ci siamo un po' mossi nel frattempo, ma non è come prima e sarà dura ripartire. In questa prima mattinata di apertura, clienti ce ne sono visti? No, no, non c'è stato nessuno, infatti mi sto dedicando alla pulizia del locale per igienizzare, mettere in atto tutte le manovre di sicurezza e speriamo in domani, nel weekend, che almeno ci sia un po' più di movimento. Per la nostra merce, insomma.